Gracias, profesora Chiozzi. Gracias, Rosana. Rectores, señor cónsul de España en Nápoles, autoridades, autoridades militares, para mí es un honor y un placer participar en la inauguración de este espléndido congreso que recuerda y homenajea la vida de Carlos de Borbón. Quiero comenzar agradeciendo el trabajo de la profesora Chiozzi y de todo el comité organizador, así como de los rectores y colegas de las universidades de Nápoles. A todos les agradezco su amabilidad al invitarnos a este encuentro de académicos y amantes de la historia y de nuestro pasado. Un pasado que nos cuenta que españoles e italianos somos hijos del mismo rey, de Carlos de Borbón, y que su espíritu moderno y reformista nos impregnó a unos y a otros. Podemos considerarlo la raíz de nuestro hermanamiento y de nuestras buenas relaciones del presente. Para un español, que además es rector de una universidad con el nombre de Carlos III, la figura del monarca representa la mejor imagen de la monarquía moderna. Un monarca que quiso ser un rey de su tiempo, consciente de que su acción de gobierno afectaba y mejoraba la vida de sus ciudadanos. En España conocemos a Carlos III como el mejor alcalde de Madrid, pero es mucho más que eso. En esta incomparable ciudad de Nápoles, ya lo demostró con claridad, como todos ustedes saben muy bien, antes de que viniera a reinar a España. Nuestro rey Carlos, nuestro porque es patrimonio de italianos y españoles, llevó a cabo un impulso reformista, infatigable durante todos sus años de reinado, que supuso uno de los mayores empeños modernizadores que nuestro país ha tenido nunca. Todos somos hijos de nuestro tiempo, y dentro de los límites que le imponía la sociedad estamental en la que vivió, se puede decir que hizo todo lo posible para mejorar la vida de sus súbditos, teniendo el mérito indudable de saberse rodear de los más idóneos colaboradores. La liberalización del comercio con América, la modernización del sistema de transportes, las nuevas poblaciones de Andalucía, la reforma en el ejército, el sistema de correos y hasta la propia bandera y el himno nacional son frutos de su reinado. Quiero, antes de terminar, invitarles al Congreso Carlos III y la proyección del reformismo ilustrado de la Universidad Carlos III de Madrid, bajo la dirección del profesor David García Hernán, ha organizado para los días 13 y 14 de este año. En él colaboran estrechamente la Segunda Universidad de Nápoles, contará con los mejores especialistas internacionales en la materia y tenemos mucha confianza en conseguir, tal y como lo han hecho aquí, un gran encuentro científico de conmemoración del tercer aniversario del nacimiento de Carlos de Borbón. Con ello, haremos justicia a nuestra historia y aprenderemos del pasado las lecciones que nos enseñan a caminar por el presente. Finalizo mis palabras deseándoles un feliz y fructífero congreso, algo que doy por hecho, tratándose de Nápoles y de un programa con académicos tan prestigiosos. Grazie mille. Tutti noi storici del mondo napoletano, la gioia di ritrovare Carlo a casa. Rosanna Cioffi qualche tempo fa fece una bellissima mostra che si chiamava Casa di Re, proprio per dare l'idea che questo luogo nel quale oggi siamo e che ci sembra una reggia, la chiamiamo una reggia, le diamo tutto il carico giusto, il senso di un edificio pubblico, Carlo lo aveva anche immaginato come una sua dimora, come un luogo dentro il quale al tempo stesso
dichiarare la maestà del suo nuovo regno e della sua nuova avventura, ma anche un luogo nel quale sottrarsi un po' alle durezze, diciamo, alle strettezze della capitale tradizionale e trovare ritmi che a lui sembravano più confacenti. Quindi in qualche modo potremmo dire che ridiamo il benvenuto a casa dopo quasi 3 secoli a Carlo, ricordando che questo è un uomo, abbiamo voluto nel convegno, vorrei ricordarlo perché è stata una scelta molto pensata, il convegno è intitolato Le vite di Carlo, perché ne ha avute molte e questo anche è raro, non sono molti sovrani che hanno delle vite pubbliche, hanno delle vite di potere, nel caso di Carlo si intrecciano sicuramente elementi di fortuna, ne parlavamo stamattina con il professore Galasso, come sicuramente capace ma anche molto fortunato, e questa fortuna in qualche modo ci aiuta a rendercelo più vicino, ci sembra in qualche modo che nelle differenti esistenze si possa cogliere una inquietudine, una curiosità, una possibilità di trovarsi bene in molti luoghi che è partito da qui. Quindi da Napoli parte in qualche modo un viaggio, abbiamo ascoltato il rettore dell'Università Carlos III che ci invita tutti a Madrid per la metà del mese di dicembre, dove avremo una seconda tappa, speriamo anche di approdare in quel nuovo mondo che costituì l'ultima ma non secondaria curiosità e impegno naturalmente politico di un grande costruttore di cose come fu Carlo III. Insomma, ripeto, non tutti i re hanno una vita, per la sua relazione introduttiva dal titolo L'età di Carlo. Grazie. I 72 anni di vita di Carlo di Borbone, dal 1716 al 1788, coincidono largamente coi termini cronologici del secolo XVIII, anche se si considera solo la sua vita di sovrano, poiché, come è noto, già nel 1731, quindicenne, egli era stato portato dalla madre al trono ducale di Parma e Piacenza. I secoli sono comunque sempre unità di misura storica ingannevoli, e ciò per il molto semplice motivo che i tempi della storia seguono una loro logica, per nulla regolata dai tempi del calendario. La sostanza delle cose per quanto riguarda Carlo non cambia però in alcun modo, e la coincidenza temporale tra la sua vicenda biografica e il calendario del secolo non ne viene alterata. Da questo punto di vista cronologico e calendariale è dunque del tutto corretto definirlo un uomo di quel secolo, e il problema della sua vita può diventare quello della rispondenza tra la sua personalità sovrana e culturale e le tendenze dominanti e caratterizzanti del secolo. Che aveva tratto il paese fuori dalla povertà, dall'ignoranza e dalla servitù, e aveva migliorato le sue condizioni. Grazie. Ora passiamo alla
relazione del professore Cesare Di Sella, che ci riporta qui, in queste stanze, in questo mondo, diciamo, dove stiamo abitando in questo momento, con una relazione appunto dal titolo Luigi Bramite, architetto di Carlo Di Chiamati. Grazie, non so se si sente, ci sono delle immagini che scorreranno a piacimento in modo che abbiate così un motivo di distrarvi, ma io vorrei invece, ho provato per meglio dire in questa mia relazione di costruire una piccola pièce tra quello che dice la regina Maria Amalia, quello che dice il re Carlo e quello che dice Luigi Vanvitelli, che naturalmente traggo, oltre che da una quantità di documenti che ho studiato non so quanti anni questi argomenti, nel 72 feci il catalogo dei disegni, poi la monografia, poi una grande mostra qui in queste sale. Quindi, e naturalmente ho convissuto con le 3.000 lettere che la memoria grata di Don Franco Strazzullo ci ha messo a disposizione e di cui io ho segnato la necessità di farne una nuova edizione, naturalmente criticamente. Contribuye decisivamente la cultura española de la época. Dada su esmerada formación, la llegada a la corte de la colección de estatuas clásicas que había reunido en Roma la reina Cristina de Suecia, debió de hacer una profunda impresión en su espíritu. Felipe V e Isabel de Farnesio la han comprado en 1724. Como si esa colección no bastase para saciar su pasión por el arte clásico, los reyes compran a la duquesa de Alba en 1728 la colección estatuaria que había heredado de su padre, el marqués del Carpio. Las grandes pinturas de temas clásicos adquiridas por Felipe IV y realizadas en Roma y Nápoles por algunos de los principales artistas del siglo XVII, Rivera, Busén, Lanfranco y Domenichino, tienen la virtud de mostrar al joven infante Don Carlos, con solo darse un paseo por los palacios reales de Madrid, los escenarios de aquel mundo antiguo en los que se debían situar las estatuas adquiridas por sus progenitores. La pasión anticuaria de Felipe IV y Felipe V es un reflejo de la tradición anticuaria española. En el siglo XV, Antonio de Nebrija hace excursiones arqueológicas para medir la Vía de la Plata y el anfiteatro de Nebrija. Su poema Emérita Restituta